Sara, complimenti. Dopo le due vittorie in campionato, in regular season, ciliegina sulla torta questa sera davanti ad un grandissimo pubblico. Sì, faccio innanzitutto i complimenti alla squadra avversaria perché ci ha messo in difficoltà mettendo le mani addosso dal primo minuto. Grazie ai tifosi perché sono stati e saranno per tutta la stagione il nostro sesto uomo. Sono felice, questa è stata una vittoria di squadra perché ognuno ha portato il proprio mattoncino. Alla fine ci sono state un po' delle situazioni da brividi, se possiamo dire così, però siamo state brave a rimanere sul pezzo e poi portarci a casa la partita, era quello anche l'importante. Nel finale, con un punto di distacco, insomma, potevate anche perdere un po', tra virgolette, la testa, invece siete state bravissimi a mantenere la calma, la freddezza, la lucidità. Sì, ci siamo dette, la partita è ancora lunga, mancava poco meno di un minuto se non sbaglio, comunque 30 secondi. Nella pallacanestro può succedere tutto fino alla sirena finale, lo sappiamo. Abbiamo recuperato l'ultima partita in campionato da almeno 17, quindi sappiamo cosa vuol dire. Siamo state brave a rimanere là, ci siamo semplicemente dette dobbiamo rimanere sul pezzo, la partita è lunga e le cose poi vengono. Domenica esordio casalingo, si torna in campionato, si sente un po' la stanchezza nelle gambe? Ma adesso posso dire che sento l'adrenalina della partita, forse domani sentirò un po' la stanchezza, però abbiamo il tempo, anche se breve, di recuperare e poi riprendere da dove abbiamo lasciato e fare un'altra bella partita. Noi ce l'auguriamo e lavoriamo per questo.